Bene ragazzi, abbiamo guardato le disequazioni immediate con seno e coseno, abbiamo visto che non è in realtà così banale poi andare a scrivere le soluzioni. Comunque, adesso guardiamo l'ultimo tipo di disequazioni immediate, che è tangente di alfa, maggiore, minore o uguale, in tutti i casi, al valore di n. Allora, bella notizia per quanto riguarda la tangente, sono due notizie. Intanto non bisogna fare nessun controllo su n, perché n può fare quel cavolo che si vuole, che vuole. Però bisogna però ricordarsi che per fare l'equazione associata bisogna andare a disegnare la nostra circonferenza goniometrica. E come si fa a capire il valore di n? Cioè, ad esempio, se qui c'è scritto n, se n fa 5, cosa devo fare? Allora, concettualmente dovrei andare a prendere su questa linea un valore uguale a più 5. Adesso è troppo grande, quindi ad esempio se n, non lo so, facesse, non lo so, 1.5, visto che qui c'è 1, dovrei arrivare a 1.5, questo è un esempio ovviamente, e poi dovrei tracciare questa linea, colpire qui e capire che il mio angolo di riferimento è questo. Perché se vi ricordate, la soluzione dell'associata era semplicemente alfa uguale a tan alla meno 1 di n più k pi greco. Cioè automaticamente questo valore era legato a k uguale a 0 e io generavo in modo automatico k uguale a 1, poi k uguale a 2, k uguale a 3, k uguale a 4 e via. Quindi io con questa linea qui in realtà riesco a determinare tutto. Infatti la periodicità della tangente non è 2 pi greco, ma è pi greco. Allora ragazzi, su questo bisogna stare molto attenti, perché se la periodicità è solo pi greco, significa che io la circonferenza goniometrica posso spaccarla in due. Perché se la periodicità è solo pi greco, significa che io, per questo studio qua, posso fregarmene completamente di mezza circonferenza goniometrica. Tanto ciò che succede nel primo e nel quarto quadrante si rispecchierà nel secondo e nel terzo grazie alla periodicità. E quindi ragazzi, quali sono le mie linee importanti per quanto riguarda la tangente? Ecco, le mie linee importanti sono questa, perché qui la tangente fa 0. Poi, in realtà ce n'è soltanto un'altra, che è questa. Se vi ricordate, qui la tangente vola verso il più infinito e qui verso il meno infinito. Queste sono le mie linee, ovviamente poi ci sarebbe anche la linea a 1 e la linea a meno 1, però poi non è così, non è una linea di riferimento. Ecco ragazzi, quindi facciamo finta che magari io debba fare tangente di alfa maggiore di n e poi faremo il caso tangente di alfa minore di n, perché adesso poi bisogna capirsi. E n ad esempio vale 1,5, quindi io ho tracciato questa, poi vabbè, questa è inutile perché si ricrea con la periodicità. Io cosa devo fare? Allora, prima di tutto devo trovare questo angolo qui, che io ho già detto quanto fa, lo riscrivo, quindi che sia questo esercizio o che sia questo, io comunque devo valutare, devo valutare la tan alla meno 1 di n e dire che alfa è uguale a tan alla meno 1 di n più k pi greco. Ma attenzione, perché se c'è il maggiore, significa che io devo andare a trovare tutti gli angoli che hanno una tangente maggiore di n, cioè tutti quegli angoli collegati con delle rette con un coefficiente angolare più grande di n. Infatti vi ricordo che n qui è il coefficiente angolare di questa retta,
Ecco, se mi chiede maggiore di n, sostanzialmente io, e ve lo faccio in giallo per usare due colori, devo guardare questa fascia qua. Perché voglio appunto creare tutte le rette che hanno una pendenza maggiore di quella. E qui ci stanno tutte, concettualmente sono, ok, tutte queste. Quindi con il maggiore di n devo ovviamente volare verso più infinito, da n a più infinito. Con il minore di n cosa dovrò mai fare? Disegnare tutte le rette che hanno, e ve lo faccio qui in verde che non c'è. Se c'è il minore di n, ragazzi, significa che io devo partire sempre da n, ma invece minore di n vuol dire volare verso il meno infinito. Quindi attenzione, perché si parte da n, giustamente, e poi si vola con il maggiore verso valori maggiori di n e con il minore verso valori più piccolini. Quindi, ad esempio, se n, ecco, facesse proprio 1,5, come si potrebbe fare questo esercizio? Come finirebbe? Allora, facciamo un esercizio così, tanto da capirci. Ad esempio, vogliamo fare tangente di, facciamolo semplice, x maggiore di 1,5, 3/2. Allora, beh, in questo caso alfa fa x e n fa 1,5. Allora io dovrei disegnare la circonferenza goniometrica. Visto che la tangente, dico, questa parte non mi serve, valuto ad un'altezza pari ad 1,5 e taglio, trovo quest'angolo qui. Quest'angolo qui vale alfa uguale alla tangente alla meno 1 di 1,5, quindi l'equazione associata sarebbe questa, più kπ greco. 1,5 non è una tangente di un angolo famoso e quindi la devo tenere così, non mi interessa. Ecco, se io ho tangente di x maggiore di 1,5, questa sarebbe l'associata, quindi se ci fosse l'uguale l'esercizio sarebbe finito. Ecco, per fare invece la disequazione, la soluzione, ragazzi, non è l'angolo verde, anzi sono tutti quegli angoli che stanno qui. Ok? E quindi qual è la mia soluzione? Allora, la mia soluzione in realtà è che tutti i miei angoli sono compresi, ok, tra questo valore qui, che è tangente alla meno 1 di 1,5 più la sua periodicità, fino a che cosa? Questo valore qui, che è sempre pi greco mezzi. Ovviamente più sempre una periodicità a kπ greco. Poi ovviamente l'esercizio è finito perché alfa corrisponde a x e quindi x è compreso tra tangente alla meno 1 di 1,5 più kπ greco e pi greco mezzi più kπ greco. Ecco, ma dal punto di vista grafico allora dove sono le soluzioni? E allora capite il significato di prendere solo metà circonferenza. Per k uguale a 0, la x è compresa tra tangente alla meno 1 di 1,5 e pi greco mezzi, quindi è questa fascia qui, ok? Con il pallino vuoto ed il pallino vuoto. Questa è quella con k uguale a 0. Ma con k uguale a 1 si rispecchia tutto con una con mezzo giro, nel senso che con k uguale a 1 si va a creare magari la struttura viola. Allora, con k uguale a 1 significa che quest'angolo qui va girato di qui e quest'angolo qui va girato di qua, perché devo fare 180 gradi, e quindi vado a creare anche come soluzione questa qui.
Se poi faccio k uguale a 2, dove vado? Rivolo sul blu. E se faccio k uguale a 3, rivolo sul viola e via. Quindi se dovessi scrivere bene 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 la mia soluzione, diciamo le soluzioni tra 0 e 3 e 60, per quanto riguarda il valore della x, cosa direi? Quale sarebbe la mia, le mie soluzioni solo tra 0 e 3 e 60? Sarebbe x compreso tra tangente alla meno 1 di 1.5 e 90 gradi, oppure il viola che è x compreso tra che cosa? Quest'angolo qui è semplicemente tangente alla meno 1 di 1,5 più pi greco fino a quest'angolo qui che è 3 mezzi pi greco mezzi più pi greco. Queste sono le soluzioni per il scompreso tra 0 e 2 pi greco. Quindi ragazzi, attenzione a quello che vi chiedo e a vedere tutte le possibili soluzioni che vengono create.